posso limitare a qualche chiosa in diritto, ma non si preoccupi che al Consiglio di Stato mi hanno abituato a parlare pochissimo, anzi mi tolgono la parola in genere, quindi non c'è da preoccuparsi. Però Presidente, vorrei così, non, anzi le chiedo di non accusarmi di eccessivo candore, che alla mia età forse uno non se lo può permettere, ricordando un piccolo fatto, un fattarello, e cioè che il Teramo ha vinto il campionato. Insomma, non è mica una cosa da poco. Il Teramo ha vinto il campionato. Ha vinto il campionato con le forze sue e con le forze della città. E ha vinto il campionato anche con le due ultime partite, cioè la vittoria col Savona e il pareggio con l'Ascoli. Perché la vittoria col Savona è stata conquistata sul campo. E quello di cui stiamo parlando, tutto questo processo che stiamo facendo, riguarda un tentativo di combin, un presunto tentativo, non è mio compito adesso entrare su quello, deciderà il collegio se c'è o se non c'è quel tentativo di combin che dal punto di vista del diritto sportivo costituisce di per se stesso un illecito e se a quel tentativo di combin abbia partecipato il Campitelli. Questo è l'oggetto del decidere, se c'è un tentativo di combin e se abbia partecipato il Campitelli. Ma che quel tentativo di combin non ha avuto esito, cioè non si è tradotto in una partita truccata, questo è agli atti, Presidente. Noi abbiamo l'unico dato su questo punto che abbiamo, è il rifiuto dei giocatori interpellati, che mi pare siano quattro, il rifiuto dei giocatori interpellati a stare nel gioco. Per cui i due, diciamo così, principali attori di questa nostra vicenda si dicono: purtroppo questi non ci stanno. Abbiamo fatto di tutto, ma non ci stanno. Quindi mi dispiace tanto, semaforo rosso. Poi ieri la Procura ha illustrato molto un verbale che, essendo fatto su omissis, francamente non sappiamo come trattarlo. Francamente. Però in questo verbale si dice semplicemente che si conferma che questi giocatori non stavano al gioco, cioè non stavano alla combin, cioè non erano disposti a truccare la partita, volevano combattere. Però si dice anche: ma ne potremmo interpellare altri, e fa pure i nomi che qui sono messi però, ne potremmo interpellare altri che potrebbero essere interessati a un contratto con l'Aquila. Questo si dice, ma poi il fatto che questo contatto sia avvenuto non ha alcun riscontro. E c'è viceversa un riscontro evidente sul fatto che la partita è stata giocata con forza dalle due squadre, con piena determinazione, e quindi è una partita perfettamente pulita. Quindi non stiamo parlando di quello ad oggi, anche se la Procura ieri ne ha parlato. Ma ne ha parlato senza documenti, perché se il documento è questo, perché questo è il documento, e questo non dice assolutamente nulla. Dice: ma si potrebbe, sì, forse facciamo questo tentativo con questi altri, non si sa chi sono, quindi di che cosa stiamo parlando? Quindi stiamo parlando invece di un'altra cosa, cioè non della partita, la quale ha avuto l'esito che doveva avere. Quindi non del fatto che il Teramo abbia vinto il campionato che meritava di vincere, ma stiamo parlando di un'altra cosa, cioè di un tentativo di combinazione, al quale, dice la sentenza di primo grado, il Campitelli avrebbe partecipato. E su questa partecipazione, avete sentito prima tutti l'esposizione puntuale dei fatti, ma su questa partecipazione dà un'importanza decisiva a quello che è avvenuto il giorno stesso della partita. Il tribunale stesso evidentemente si rende conto che quello di prima sono a Campitelli, sto da Campitelli, sono tutte fesserie a cui lo stesso tribunale non dà alcun peso.
chiaro che il direttore si incontra col presidente tutti i giorni, è normale, no? Quindi, invece dà peso grossissimo a quello che è avvenuto quel giorno. E, diciamo, mettendola in diritto, ragiona, come ovvio, in termini di presunzione. Fatto noto, risaliamo a un fatto ignoto. Presunzione. Dice il tribunale, il fatto noto è uno solo il fatto noto. Il fatto noto è che in quell'ora, dalle 12 all'una, il Campitelli non era più in compagnia di tutti gli altri lì in albergo come lo è stato fino alle 12. Questo è il fatto noto, dice il tribunale, l'unico fatto noto. Da questo fatto noto, il tribunale attraverso una serie di ragionamenti arriva al fatto ignoto. E cioè che il Campitelli in quell'ora sarebbe andato da Bisola per partecipare alla riunione. E se mi consente, Presidente, insomma, che il Tribunale dica che è incredibile, che un povero Presidente si possa risposare un po', è incredibile, non si può fare, è incredibile. Che prima di un impegno forte, teso, combattuto, io non posso andare in camera a riposarmi un po', è incredibile, Presidente, è incredibile. Ora, non vorrei, Presidente, citare il Manzoni, ma noi che veniamo, diciamo, da una cultura classica, sappiamo bene che prima di una battaglia il comandante ha il diritto di riposarsi. Ora Campitelli non è un principe, è un semplice presidente di una squadra di calcio, ma avrà anche lui diritto di riposarsi, come il principe di Rocroi. Quindi è incredibile, è una cosa normale. Poteva dire il tribunale, provatelo, d'accordo, ma che sia incredibile, non è incredibile. È una cosa normale. Uno si può riposare oppure non si può riposare, fatti suoi, normale. E su questo fatto che Campitelli stava nella stanza abbiamo portato una serie di documenti che sono stati prima ricordati. Questi documenti vengono contestati, va bene, loro li contesteranno, sono documenti che hanno la loro fondatezza, avete sentito poc'anzi. Ma contro a questi documenti, cioè contro a questo fatto che noi affermiamo, che cosa c'è? Qual è l'elemento contrario per cui questo fatto non sarebbe vero, secondo il Tribunale? L'elemento contrario è una dichiarazione di Bargheggiani, soltanto quello. Il quale cosa dice Bargheggiani? Dice ci siamo incontrati per 5 minuti, ad Albissola per parlare della vendita della società. Questo dice. Quindi 5 minuti per parlare di un oggetto che nulla ha a che fare con quello di cui stiamo discutendo, cioè la vendita della società. Abbastanza incredibile questi per 5 minuti parlo, ma questo dice, quindi non dice però che c'era anche Campitelli, quindi dice che per 5 minuti Campitelli è arrivato ad Albissola, è stato 5 minuti e si è messo a parlare della vendita della società. Ora, questa dichiarazione, insomma, francamente sembra poco attendibile, no? Uno va per 5 minuti a parlare della vendita alla società quando la partita si gioca da un'ora, tra un'ora, tra mezz'ora. È una dichiarazione che non sta in piedi. Quindi in base alla vostra giurisprudenza, che dice guardate, che le dichiarazioni va valutata l'attendibilità intrinseca della dichiarazione, cito la sentenza Grosseto, l'attendibilità intrinseca della dichiarazione per dargli un peso e un valore. Ma una dichiarazione di uno che mi dice che per 5 minuti ci siamo visti per comprare, per guardare, per trattare della vendita della società, non ha alcuna attendibilità. E d'altra parte, avete sentito prima, in quello stesso contesto abbiamo una dichiarazione contraria, cioè di Cennicola che dice che io non l'ho visto a Campitelli. Ora, Presidente, non mi dilungo su questo, l'avete già sentito, però... Quali sono, Presidente, i fatti, gli indizi gravi
precisi e concordanti che consentano di risalire da un fatto noto, unico fatto noto, che è l'assenza di quell'ora, a un fatto ignoto, e cioè la presenza di Campitelli a un incontro avvenuto ad Albisola. Quali sono questi indizi gravi che consentono di utilizzare questo meccanismo che noi giuristi conosciamo? Quali sono? Non ci sono. Ci sono da una parte, c'è da una parte un fatto abbastanza scontato e normale che uno si vada a riposare, che noi abbiamo peraltro dimostrato con delle dichiarazioni e dei documenti. Dall'altra c'è una dichiarazione del tutto inattendibile in quanto tale, per di più smentita da un altro signore, il quale ha detto che non Campitelli non c'è. Allora, Presidente, qui, al nostro giudizio, poi valuterà il Collegio, al nostro giudizio il fatto che Campitelli in quell'ora stava in albergo è cosa c'è? Secondo noi è cosa certa. Ma a tutto voler concedere, il Collegio ritenesse che questo non è cosa certa, perché potrebbe dare una non piena valenza alle cose che abbiamo detto. E quantomeno, Presidente, non siamo di fronte a un dubbio ragionevole, non smentibile, cito le vostre parole della sentenza Grosseto, presieduta da lei, Presidente. Non siamo di fronte a un dubbio ragionevole, non smentibile, il quale non può che risolversi con il proscioglimento dell'incolpato. Sono le vostre parole della sentenza di Grosseto. Cioè, o è certo, se voi ritenete come noi riteniamo, che è certo che Campitelli stava là e non poteva stare ad Albisola, e questa è la prima cosa che noi riteniamo, che voi, il nostro modesto giudizio, che voi dovreste seguire. Ma se non è questo, c'è il dubbio ragionevole, non smentibile. Perché a fronte di questi dati che si contrappongono l'un l'altro, non c'è nessun indizio grave, concordante, preciso, che consenta di passare da un fatto noto, cioè l'assenza di Campitelli in quel momento dal contesto sociale, diciamo così, dell'albergo al fatto ignoto, cioè la partecipazione a questa eventuale combine tenutasi ad Albisola. Poi finisco subito, Presidente, ma questa combine ad Albisola di che si sarebbe parlato? 2 giorni prima, 3 giorni prima abbiamo appreso che i giocatori non ci stavano. Non ci stavano, gli hanno detto no, guardate, no, sono stati corrotti, tentati, gli sono stati promessi, non ci stavano. E allora che cosa sarebbe successo? Che in quella oretta prima della partita, mezz'ora prima della partita, a prescindere da Campitelli, il quale non c'era, ma a prescindere da lui, ma di che si sarebbe parlato lì? Di che cosa? Quando i giocatori già gli avevano detto di no. Evidentemente, sì, quelli avranno provato un po', ma con quale possibilità, quando i giocatori già sapevano che i giocatori erano tutti, diciamo, quelli interpellati, che a noi risulta siano stati interpellati, erano tutti già contrari. Quindi, Presidente, io non devo aggiungere altro. Dai fatti come sono stati illustrati, come sono stati spiegati, da queste considerazioni mie modestissime in diritto, risultano sul primo punto, cioè sulla responsabilità diretta, 2 possibili conclusioni. O si ritiene che il Campitelli non abbia partecipato ad alcuna di queste riunioni, perché questo è provato e certo, è quello che noi sosteniamo, oppure in subordine si può ritenere che su questo, questa partecipazione, ci possa essere un ragionevole dubbio non smentibile, e quindi nell'un caso e nell'altro si arriva al proscioglimento dell'imputato, cioè all'assenza di alcun addebito a suo carico
circa la partecipazione alla presunta combin e quindi in conclusione, in conseguenza, viene a cadere la responsabilità diretta della società. Perché la responsabilità diretta della società, come voi ci insegnate, è collegata esclusivamente alla partecipazione sostenuta dal Tribunale erroneamente del Campidelli alla presunta combina. Ultima cosa, Presidente, perché qui non se ne è parlato tanto. La combina aveva ad oggetto il gioco scommesse. Guardate, tutto il problema, e questo il Tribunale lo dice, tutto il problema non era tanto la questione del campionato, ma era il gioco scommesse. Ed eventuali soldi, a noi non risultano che questi benedetti soldi abbiano, ma riguardavano il gioco scommesse. Gli eventuali due autori della combin, tra di loro, eventuali, non lo so questo, ma se c'è stata, ragionavano e facevano accordi al fine di poter scommettere. Quindi, diciamo, si muovevano, eventualmente, si muovevano su un, come dire, su un settore di rapporti ai quali il Campidelli e anche il Delle Piane necessariamente erano estranei. E che riguardava il settore del gioco a cui loro non partecipavano. Quindi questo credo che sia un elemento di contesto complessivo della nostra vicenda che deve essere anche tenuto in conto per interpretare tutta una serie di atteggiamenti e di prese di posizione dei nostri attori, dei nostri personaggi che sono stati menzionati in questa udienza. Grazie, Presidente. Dedicare 12 minuti alla difesa strenua della responsabilità oggettiva in presenza di una diretta vuol dire essersi ultra convinti che la diretta non esiste. Altrimenti non si capirebbe in altra maniera questa scelta strategica. Quindi i miei complimenti alla difesa dell'Ascoli perché hanno immediatamente capito, prima che il processo si celebrasse, che di responsabilità diretta non si poteva assolutamente mai parlare. È stato messo sotto la luce dei riflettori il direttore sportivo, aveva la Maserati, era capo dell'area tecnica, di Campidelli nulla, perché quasi nulla si poteva riferire, se non elementi che non sto neppure qui a ripetere, tanto sono scarni, inattendibili, inefficaci nel loro significato. Qui effettivamente non c'è assolutamente nulla da dire della sua responsabilità diretta o di aggiungere. Il professor Cerulli è stato chiarissimo anche nella cosa finale. È chiaro che tutto quello che viene e che è venuto viene dalle scommesse. Ma lo dice il Tribunale che condanna due soggetti per scommesse. Ma la cosa che rende difficile comprendere anche l'atteggiamento dell'organo requirente è che già questi due soggetti risultavano deferiti per scommesse, ma sulle scommesse, e qui si può capire benissimo il perché, la Procura federale nel corso di due interventi durati nel compendio finale oltre due ore non ha riferito una parola, pur avendo deferito due soggetti per scommesse. E quindi è la chiave della situazione, della realtà dei fatti. Ma si parla tanto di prova logica, ma è possibile che una squadra con 34 punti di vantaggio vada a giocare
su una squadra che poi a dire della difesa dell'Ascoli, non so se è vero oppure no, perché la difesa di Savona l'ha smentito, non aveva nulla a che vedere, nulla col campionato, e pensa di comprare la partita. Lo ha detto la difesa dell'Ascoli, non aveva nulla a che vedere. Io con 34 punti di vantaggio vado a giocare contro la squadra che non ha nulla da chiedere al campionato, io vado a tentare una combina. Io direi, ma mi sto dilungando, però la prova logica o esiste o non esiste. Qui dobbiamo chiarire oggi, e siamo nel posto giusto e dinanzi ai giudici giusti, è necessario ripristinare un ordine giuridico, quest'ordine che dopo questo processo, dobbiamo dire, ha vacillato paurosamente. Esiste la prova logica quando si accusa, la prova logica non esiste più quando la cita la difesa. Ma com'è possibile pensare che la gara sia stata alterata se quattro soggetti della squadra di Savona, i maggiori indiziati, non sono stati deferiti dalla Procura federale, se non uno solo per omessa denuncia, quindi con l'illecito non l'ha commesso. I vari calciatori, i Guelfi, i Ghirimberti, sono andati sotto l'occhio dei riflettori, interrogati. Qual è stato il risultato? Hanno riferito che la partita è stata tiratissima e combattutissima. Noi, a sgombro di ogni dubbio, abbiamo prodotto anche il filmato, dove voi vedrete cinque parate eccezionali del portiere del Teramo. È una delle gare in cui il Teramo ha sofferto di più. L'ha vinta con un po' di fortuna, realizzando il 2-0 a tempo scaduto. Quindi, di che cosa parliamo? Allora dobbiamo chiarire, ha sbagliato la procura quando ha detenuto che i quattro calciatori su 11 sono immuni da colpe e da responsabilità in ordine all'alterazione della gara. Ma quando si fa un processo bisogna sapere da che cosa difendersi. Noi ci difendiamo dal nulla, perché non sappiamo chi avrebbe alterato la gara, chi avrebbe realizzato la combina. Non sappiamo nulla di questo processo, nulla è stato accertato. Si parla di importi, ma chi? C'è la prova del versamento? No. C'è la prova di chi li ha ricevuti? No. C'è la prova di chi sono i calciatori? No. Non si sa neppure quale sia la somma. C'è un litigio anche su questa somma tra i vari protagonisti. Quindi io direi che parlare ancora di responsabilità diretta e far perdere tempo a voi, soprattutto, perché io mi diretterei a parlare, volentieri continuerei a parlare, perché sarebbe come fare una discesa ripida, avendo un minimo di allenamento. L'allenamento ce l'ho, la discesa ce l'ho, e quindi potrei scivolare addirittura. E invece mi fermo, pur con una frenata brusca, e vado a parlare forse dell'unico argomento che ritengo necessiti di chiarimenti tecnici. Ho sentito dire in questa sede eresie giuridiche. Ho sentito parlare di retrocessione per responsabilità oggettiva. Allora a questo punto io devo fare un excursus sulla responsabilità oggettiva. A parte che non retrocede una società per responsabilità oggettiva da quando io giocavo a calcio nell'89, quindi sono passati 30-40 anni, penso. Ma
Andiamo poi a valutare gli elementi concreti. La nocerina non fa testo perché la nocerina fu retrocessa, e questo a sgambio di equivoci, perché era un campionato senza retrocessione, e quindi la sanzione minima era la retrocessione, oltre che coinvolgimento dei legali rappresentanti. Però facciamo questo excursus. Responsabilità, oggi noi siamo arrivati nel 2012, dove coinvolti in un processo di calcio scommesse si sono levate alte valutazioni su questo istituto arcaico, vetusto, da cancellare. La responsabilità oggettiva andava cancellata. Non l'ho detto io, ma l'hanno detto luminari, sportivi, dirigenti, anche qualche magistrato sportivo non più in organico. Basta con questa responsabilità oggettiva, basta punire le società per i fatti commessi dai propri tesserati. È una vergogna la responsabilità oggettiva. Sentimmo nel 2012. Si levarono tanto alte queste voci che c'è stato un organo che ha deciso di cogliere al volo questo generale consenso. Qual è stato l'organo? La Procura Federale. Perché la Procura Federale ha iniziato a accogliere richieste di patteggiamento a titolo di responsabilità oggettiva. E allora c'è stato un comunicato ufficiale 101 CDN del 18 giugno 2012, in cui per la prima volta i giochi di giustizia sportiva hanno deciso di dare una picconata alla responsabilità oggettiva. Ripeto, una spallata, con decisioni che non sono arrivate in Corte di Giustizia Federale, perché tutte accolte dall'allora Commissione Disciplinare Nazionale. Io farò un excursus velocissimo, citando le società. Modena, due gare, due partite. Atalanta-Bergamasca, scusi, due gare, due punti. Due gare, due punti. Ascoli Calcio, la più favorita di tutte. Due gare, un punto. Due gare, un punto. La stessa cosa che oggi ci viene a dire che ci deve la responsabilità oggettiva deve portare alla retrocessione, all'epoca, comunicato ufficiale 101 CDN, per due gare ha subito un punto, perché la Procura ha accettato il patteggiamento a un punto, perché la Commissione Disciplinare Nazionale ha deliberato il patteggiamento a un punto. Poi c'è il record, lo devo dire, Grosseto, responsabilità oggettiva, 8 gare. Sa qual è stato l'esito di questi 8 gare? 6 punti! 6 punti! Media 0,45 a partita, o 0,70, perché in matematica sono scarso, scusate. Ma voglio dire, perché proprio si vede subito, insomma, si nota, è evidente, chiedo scusa. Non mi ci vendo neppure. Però, scusate, se è Grosseto, 8 gare. Ma la cosa più bella è che in queste 8 gare c'era il direttore sportivo che aveva combinato una partita decisiva per la salvezza sul campo del Grosseto. La Procura
accolse la richiesta, la commissione disciplinare ha deliberato. E allora, quando dicevano, hanno detto a Teramo, ma perché questo accadimento? E mica mi sono potuto mettere a spiegare la responsabilità oggettiva e fatti tecnici, perché altrimenti i dirigenti che già erano affumicati sarebbero fusi completamente, come sono stato io fuso per tutto quello che in questo arco di tempo, per tutte le cose che hanno travolto la società. Quindi, quando parliamo di responsabilità oggettiva, oggi sento dire che la responsabilità oggettiva deve portare alla retrocessione. Quindi, ricostruiamo, riedifichiamo, riportiamolo a galla, facciamola rinascere. Ma non male che poi il Teramo debba essere l'agnello sacrificato o il Savona di questa richiesta di responsabilità oggettiva, di questa richiesta di condanna estrema per la responsabilità oggettiva. La responsabilità oggettiva per tutti gli illustri giuristi che ne volevano l'abbattimento e l'annullamento ha incontrato un baluardo. Il baluardo siete stati voi, giudici, che avete colto nel segno e avete mitigato le sanzioni, ridotto vertiginosamente le sanzioni rispetto al 1989, ma anche rispetto al 2000 e forse anche rispetto al 2011. Quindi il giudicato vostro è stato illuminante ed è illuminante, per cui riportiamo nei giusti valori la responsabilità oggettiva e per costante giurisprudenza di questa eccellentissima Corte che ha assunto anche le vesti del legislatore, perché con il ridimensionamento della sanzione è stato rivisitato la norma senza la necessità per il legislatore di mettere mano all'opera. Siete stati voi a riformulare la sanzione. Poi si parla di partite decisive e dobbiamo dimenticare allora il Siena, ultima gara al Milan F Siena, decisiva per la retrocessione e per la Serie A. Quella gara, il Siena, sapete qual è stata la penalizzazione? Un punto! Sei partite, sei punti! Una partita, un punto, decisiva per la A e per la Lega Pro, un punto. E oggi deve essere sacrificato il Teramo o il Savona per questa volontà giustizialissima di chi? Voi siete i soggetti giusti, i giuristi giusti, i magistrati giusti, le eminenze che devono ripristinare l'ordine, ma che poi di fatto l'ordine non è mai stato scosso e non si è mai mosso, mai. Io ho subito una sentenza in cui credevo che la società che assistevo dovesse essere sciolta. Ero convinto che dovesse essere sciolta. Voi certamente lo ricorderete con quale animo. Però è stata condannata a titolo di responsabilità oggettiva per il coinvolgimento del dirigente principale, del finanziatore, dello sponsor, di colui che si dilettava anche a fare e a disfare la squadra, quasi un proprietario. Eravamo limiti dell'applicazione dell'1,5. Ho sofferto per quella sentenza, però come sempre ho rispettato la vostra decisione. Io ho appellato una sanzione,
di una società deferita per responsabilità oggettiva e presunta, per la quale in primo grado era stata inflitta la penalizzazione di 4 punti. Dopo un approfondimento istruttorio, l'onorevolissima Corte ha deciso che quella società andava sanzionata. Ebbene, quella società è stata condannata a 2 punti di penalizzazione. 2 punti di penalizzazione. Noi pensavamo dovesse essere lo sciopero, invece è stata condannata. Peccato per le nostre controparti che si tratta di una sentenza di appena un mese fa, forse anche di meno. Quindi, oggi in questa sede si chiede che voi stravolgiate un orientamento giurisprudenziale che ha trovato il suo epilogo in una sentenza di qualche settimana fa, non dell'89, non del 2000, non la preistoria del 2002, del 2008 o del 2011, ma del luglio 2015. Questo è quello che oggi le nostre controparti sono venute a chiedere. Io penso che sia stato un'eresia chiederla, perché questo denota una scarsissima attenzione alla giurisprudenza che voi, con tanti sacrifici, con tanti sforzi, nonostante carenze legislative, vi sforzate a modellare, e l'avete modellato al meglio 15 giorni fa, 2 punti di penalizzazione. Quindi questa è la sanzione massima che può essere irrogata alla società Teramo nell'ipotesi in cui venga riconosciuto una responsabilità oggettiva. Di qui non può scapparsi, assolutamente. Siamo chiusi in questa vicenda. Questo è il vostro giudicato, questa è la vostra opera, che sono sicuro non penserete mai, neppure lontanamente, di rinnegare. Presidente, ho finito e passo la parola al mio collega professor Di Giovan Domenico. Dopo questa estenuante maratura da ieri pomeriggio, credo che veramente debba limitarmi a pochissime considerazioni. Intanto il clima generale è stato già sottolineato. Il problema non è l'accanimento contro il Teramo, il problema è il clima generale che è stato messo in evidenza proprio dalla sentenza del Tribunale. Nel preambolo si fa riferimento a questa diffusa situazione di illegalità e di corruzione che deve trovare una sanzione adeguata. E proprio per questo, se ricordiamo anche gli altri fatti extrasportivi di questi giorni, da Mafia Capitale al funerale del padrino, alla battuta del Presidente del Consiglio Renzi, che ha imputato ai tifosi del Teramo la contestazione, che invece è stata riportata da tutti i giornali, che invece si riferiva alle trivellazioni dell'Adriatico e alla mancata ricostruzione del comune dell'Aquila, della città dell'Aquila, si capisce che il contesto generale dell'opinione pubblica non è assolutamente favorevole, tanto che, volendo, con, se mi è consentito, una certa dose di ironia, ricordare una storica frase detta
da un grande statista italiano alla conferenza di pace di Parigi del 1947, noi difensori di questa parte ci sentiamo che tutto ci è contrario, tranne, lui diceva, la vostra personale cortesia, io invece direi la sicurezza della vostra serenità e della vostra saggezza. Riassumendo le risultanze, è stato già ben evidenziato, prima dal professor Cerulli, adesso anche dall'esimio collega poco fa, che qui tutta la questione non è sulla corruzione per l'illecito sportivo in sé, ma riguarda anche, e lo dice la stessa sentenza, tutto il problema del calcio scommesse. Ora, su questo io vorrei anche richiamare un'osservazione che è stata già fatta, ma la vorrei ancora evidenziare, come questo prezzo, di cui giustamente non si sa l'entità, non si sa la provenienza, non si sa quanto è stato pagato, da chi e chi l'ha ricevuto, beh, a sentire la procura e anche la stessa sentenza, dovrebbe essere tra i 70 e i 90 mila euro. Ma dalle intercettazioni, dalle accuse della procura di Catanzaro, si ridimensiona a 30.000. E poi arriviamo alla spartizione con la lite tra 1.000, 1.500, 5.000. Cioè la esiguità ridicola della somma di fronte a una importanza talmente grande quale quella della Serie B, già di per sé smonta qualsiasi illazione al riguardo. Tanto più che se sarebbero state date, secondo Catanzaro, 30.000, e anche qui il calciatore ha rifiutato 50.000 e anche più, e poi si va a finire agli spiccioli, di cui presumibilmente, semmai c'è stato, sono stati consegnati. Per che cosa? Ma è evidente che è per le scommesse e da parte di chi aveva questa attività. L'altra questione importante è stata sottolineata, è che il risultato o l'andamento della gara non è stato alterato. E su questo mi pare che neppure la procura abbia detto granché. Questo è importante poi per alcune conseguenze che fra un attimo dirò. Non solo, ma non c'è stata alterazione neppure della classifica. Perché se mi ha consentito un ardito accostamento con alcuni istituti di altri rami del diritto, qui c'è la prova di resistenza. Perché avendo il Teramo vinto a Savona e pareggiato poi l'ultima partita con l'Ascoli, ammesso che a Savona doveva perdere, se non fosse stata truccata secondo alcune prospettazioni, comunque ha pareggiato l'ultima partita con l'Ascoli. Certo, è un giudizio ex post, ma le prove di resistenza si fanno così. E quindi comunque avrebbe avuto un punto in più e avrebbe comunque conseguito la promozione in Serie B. Sulle prove, beh, è stato detto che in effetti la sentenza porta soltanto le prove contrarie, non sono state ammesse le prove a favore, che sono state poi ampiamente illustrate nel corso di questo lungo dibattimento da parecchi egregi colleghi. Responsabilità diretta, è evidente che per quanto ci riguarda concerne la posizione del
presidente Cambitelli. È strana la posizione, perché nelle due frasi in cui, che pure sono state richiamate, in cui si dice: ma poveretto, questo è stato convinto, è stato trascinato, non è vero che ha iniziato lui, è stato debole di carattere e ha ceduto. E però dopo questo gli si dà la massima punizione. E anzi, voglio rilevare che nelle richieste originarie della Procura addirittura era quello a cui si chiedeva la punizione maggiore, 5 anni, oltre la penalizzazione, l'ammenda monetaria. Su questo si è discusso, sul livello di responsabilità che bisognerebbe avere sulle prove, se la certezza di cui al codice di procedura penale, articolo 533, 530 e 33, oppure se quella minore della prova indiziaria, cioè grave, preciso e concordante, oppure ancora un grado inferiore. Beh, il discorso potremmo approfondirlo sul piano teorico, poi alla fine ha scarsa rilevanza, perché siccome poi dipende dalla convinzione del giudice, questo lo dicono tutti, insomma, poi è il giudice che applica, non è che ci sono parametri rigidi. Però io voglio soltanto per un attimo ricordare che nel codice penale originario, di procedura penale originario, Rocco del 1930, non c'erano questi limiti. I limiti degli indizi che debbono essere gravi, precisi e concordanti, posti dall'attuale articolo 132,2 del codice di procedura penale, sono stati messi dal codice Vassalli del 1988, recependo la stessa dizione dell'articolo 27-29 del codice civile, del codice sostanziale, non diritto, che si esprimeva nelle presunzioni, è noto che in penale si chiamano indizi, in civile si chiamano presunzioni, che adoperava proprio questa formula. E allora, se lo stesso codice penale adopera queste stesse indicazioni e poi arriva all'articolo 533 a dire che l'assoluzione, quando mancano queste prove, si deve andare all'assoluzione, anche al di là di ogni ragionevole dubbio, anche qui hanno copiato il linguaggio penalistico americano, beh, non si capisce perché non debba essere applicato anche quello. Ma ripeto, mi pare che sia un problema molto così teorico, di scarso rilievo pratico. Piuttosto, ed è stato già messo in rilievo, comunque questi indizi o queste presunzioni non sono né gravi, né precise e né concordanti. E tutto l'andamento della discussione lo dimostra. E allora qui non solo non c'è certezza, non solo non c'è probabilità sui fatti contestati soprattutto al presidente Cambitelli, ma ci si limita, poi questa è la risultante, ci si limita all'elemento di un semplice sospetto. Qui c'è stato il sospetto, per cui il sospetto diviene il fondamento dell'attribuzione della responsabilità diretta al presidente Cambitelli. Se mi è consentito una battuta, non se la prende la Procura federale, che ha moltissimi meriti peraltro, io non vorrei che la Procura federale iniziasse una nuova indagine sul presidente Cambitelli per accertare la sua
appartenenza alla etnia Sinti dei Casamonica, visto che sono pure loro abruzzesi e della zona di Teramo. Sulla responsabilità oggettiva, ha detto benissimo il collega che mi ha preceduto, l'avvocato Chiacchio, e io non sto per niente a ripetere. Vorrei dire due parole soltanto, perché Teramo è stato condannato per responsabilità diretta, per responsabilità oggettiva, per responsabilità presunta e in più con le aggravanti. Allora, vorrei dire su questo due parole, sulla responsabilità presunta e sulla responsabilità e sulle aggravanti. Sulla responsabilità presunta, ripeto per mia sollecitazione personale, quello che recita l'articolo 4, comma 5 del codice di giustizia sportiva vostro. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulta o vi sia un ragionevole dubbio, anche qui lo stesso codice che dice ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato. Beh, qui non si capisce chi sono queste persone estranee a cui bisognerebbe, non è detto, non è indicato quali sono le persone estranee a cui bisognerebbe far riferimento per attribuire questa responsabilità. E d'altra parte, per le cose dette prima, nessun vantaggio reale è stato conseguito dal Teramo, perché altrimenti tutto il discorso che abbiamo fatto finora, da ieri sera fino a questo momento, diventa completamente inutile. Quindi credo che questo problema della responsabilità presunta debba essere cancellato in maniera totale. Sulle aggravanti. Leggo ancora il codice della giustizia sportiva, articolo 7,6. In caso di pluralità di illeciti, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il risultato in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. Beh, qui fa tre ipotesi. Primo, se c'è stata una pluralità di illeciti, e qui non c'è. Secondo, se lo svolgimento e i risultati sono stati alterati, e anche qui mi pare che sia chiaro che tutto questo non si è verificato. Terzo, il risultato in classifica conseguito, lo stesso, a parte che insomma, si presuppone la completa cancellazione di questo profilo, ma la stessa sentenza, la procura, la stessa sentenza, non hanno detto che, ne hanno dimostrato che è stato risultato in classifica conseguita per l'affermazione, forse un po' ardita, fatta prima, sulla prova di resistenza, comunque questo risultato, questo vantaggio non si è conseguito. Ma aggiungerò di più. Delle aggravanti, parla il secondo comma dell'articolo 59 del codice procedura penale, che recita: le circostanze che aggravano la pena sono valutabili a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Cioè si richiede un profilo di colpevolezza, quindi un profilo psicologico. Dottrina e giurisprudenza si è posto anche il problema, dice vabbè, ma nel caso di reato a consumazione anticipata, come si fa ad avere questa consapevolezza ex ante? E c'è stata la risposta, dice no, è chiaro che questo non è possibile, ma la prevedibilità sopperisce alla conoscenza.
Ma comunque c'è questo elemento psicologico che è stato introdotto nell'88, sempre dalla riforma Vassalli. Ma qui non siamo, siamo ancora oltre, perché anche il vecchio testo, cioè il codice Rocco del 30, che non richiedeva questo profilo di psicologico, richiedeva però in ogni caso, e questo è ineludibile, il nesso di causalità. È evidente che se manca il nesso di causalità, l'aggravante non si può, conosciuta, non conosciuta, se voluta, non voluta, cioè non si può applicare. Ora qui quale sarebbe questo nesso di causalità se la gara non è stata alterata e il risultato non è stato truccato? Concludendo, per le imputazioni che prima ho riassunto, assoluzione completa sulla responsabilità diretta. Al giudizio della Corte sulla responsabilità oggettiva, con tutte le importantissime precisazioni che ha fatto prima l'avvocato Chiacchio, cancellazione completa della responsabilità presunta, cancellazione completa delle aggravanti. In sostanza, il Teramo chiede di essere riammesso in serie B, con eventuali pene accessorie, quant'altro riterrete, perché questo è il risultato conseguito sul campo. C'è un errore di fondo della sentenza, un errore piccolino, ma importante, che comincia a pagina 13, laddove dice che c'è stato uno stop perché prima alcuni calciatori del Savona e poi, a fronte del rifiuto di questi a prendere parte all'illecito, alzando il tiro, riusciva a fissare direttamente gli incontri tra i rappresentanti delle due società. L'errore si ripete a pagina 14, dove si dice: chiusa questa prima fase, il 30 aprile, se ne apre una seconda, nella quale Di Nicola alza il tiro. Sembrerà un errore da poco, ma non è vero che c'è una prima fase che si chiude e una seconda che si apre. Se loro vedranno le intercettazioni, vedranno che all'allegato 23, alle ore 18:29 del 30 di aprile, Barghigiani, Di Nicola e Di Giuseppe sono all'uscita di un certo casello autostradale. Sono le 18:29. Quando arriva la notizia dello stop e del semaforo rosso, sono le ore 21:55, anzi meglio, un po' prima, 21:51. Perché vi è la telefonata alle 21:51 di Matteini, che chiama Di Nicola e che gli dice: uno dei due non è neppure venuto, non si è presentato, niente da fare. E alle 21:55 c'è la risposta, semaforo rosso, comunicata da Di Nicola a Di Giuseppe. Ma alle 21:51 e alle 21:55 era già avvenuto quell'incontro di livello diverso tra rappresentanti più o meno qualificati delle società, avvenuto nel pomeriggio di quello stesso giorno. E allora non è vero che c'è uno stop e che si alza il tiro. Sono situazioni assolutamente autonome ed indipendenti, magari collegate, ma quell'alzare il tiro della sentenza riportato in quei due passaggi rende fuorviante anche la lettura di tutto quello che avviene successivamente. Perché, Presidente, eccellenze della Corte, la lettura sembra semplice e agevole, ma non è agevole. E la non agevolezza della lettura la si ricava proprio dalla stessa sentenza,
che entra in un fallo di confusione, per dirla in termini calcistici, a pagina 15. Perché a pagina 15, là dove riporta l'esito dell'incontro e riporta soprattutto l'unico dato oggettivo, che è quell'SMS mandato da Barghigiani, dove si dice: buonasera, ho sentito il Presidente, mi ha confermato la sua disponibilità di incontrare i tuoi amici imprenditori lunedì alle 9 nel suo ufficio. Attendo la tua risposta, perché attendo la tua risposta, questo è importante, perché domani dovrei vederlo e così posso confermare l'appuntamento. Quindi è un messaggio che, inteso semanticamente, attende una risposta riferita all'ora e al giorno. Come risponde la Corte, o meglio, come si approccia a questo messaggio la Corte, il Tribunale? Di Nicola, a quel punto della stessa serata, contattava immediatamente Di Giuseppe ed ancora Barghigiani per avere da entrambi le conferme richieste. Le conferme richieste, stando al testo semantico, sono la data e l'ora, perché il resto è tutto a posto. E le conferme richieste, secondo la sentenza, sarebbero che alla riunione partecipano tutti i rappresentanti delle società, che non era affatto richiesto, e che i rappresentanti del Teramo si sarebbero presentati con il denaro richiesto. Altra risposta che non sta nella domanda semantica del comunicato, meglio dell'SMS. Allora vedete come non si possono mettere insieme le cose senza fare un ragionamento, che è quel ragionamento che voi da sempre ci avete insegnato di fare, ce l'ha insegnato la Cassazione quando dice che quando ci sono dei linguaggi criptici all'interno delle conversazioni bisogna trovare una chiave logica di lettura. Altrimenti, se non c'è una chiave logica di lettura e se si mettono insieme pezzi di conversazioni presi in modo semantico e pezzi di conversazioni letti in modo decriptato, il risultato finale è una frittata dalla quale non se ne esce. E soprattutto se ne ritorna, perché la Cassazione, 8 gennaio 2009, annulla le sentenze dove i giudici del merito non danno conto del criterio logico interpretativo che hanno utilizzato. E qui non c'è nessun criterio, qui non c'è nulla che aiuti il lettore a capire se è stata una lettura semantica o una lettura pragmatica rispetto al contesto di quelle situazioni. Io per brevità cito solo la sentenza del 2004, che ho trovato anche in un manuale che è stato scritto, di rilievo anche la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contesto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata, che è esattamente quello che ha fatto il Tribunale, una lettura parcellizzata senza un criterio di lettura. Perché senza un criterio di lettura? Perché se avesse risposto correttamente la sentenza agli elementi che erano in causa, di fianco al messaggio SMS mandato da Barghigiani a Di Nicola, avrebbe dovuto mettere immediatamente la risposta via SMS che Di Nicola fa a Barghigiani. E qual è la risposta immediata che Barghigiani riceve da Di Nicola? Alle 9, punto interrogativo. Questa è la risposta. Allora ci si sarebbe dovuti interrogare se quell'alle 9 era riferito effettivamente all'appuntamento inteso in modo semantico o se invece aveva un altro significato. E allora si sarebbe dovuto andare a vedere, cosa che ovviamente abbiamo fatto, qual è il tipo di linguaggio utilizzato da questi signori quando parlano dell'ora dell'appuntamento? E avremmo trovato che nelle telefonate all'allegato 28, la prima telefonata, quella del 34 alle 22:43, subito dopo che è arrivato il messaggio di Barghigiani, Di Nicola e Di Giuseppe, quando parlano tra di loro, usano 5 volte di fianco al tema
dell'ora dell'appuntamento la parola capito. Non siamo noi a dire che il linguaggio è criptico. Sono loro a dire a loro stessi che stanno parlando in codice. No, no, dobbiamo chiudere all'1:10, ce la faccio, capito, perché il problema era 7, 9, 1:10. Io avrei un appuntamento alle 9 confermato. E Di Marcello gli dice, Marcello Di Giuseppe gli dice, capito, all'1:10, hai capito il senso del mio discorso. 5, hai capito nella telefonata all'allegato 28. 7, hai capito, 7 volte hai capito, il 30/4/2015, 4-5 minuti dopo, nella telefonata fra Barghigiani e Di Nicola. Dove anche lì, dopo le parole alle 9, eccetera, c'è sempre quel capito, capito. Quindi alle 7, l'appuntamento alle 9, ci vediamo, capito. 8 volte capito nella telefonata delle 22:50 del 30 di aprile, sempre intervenuta tra Di Nicola e Di Giuseppe. E allora, ovviamente, c'è un problema. Bisogna, perché lo dicono loro, cercare di capire che cosa vogliono dire queste persone quando parlano dell'ora dell'appuntamento. Io non sto a tediare la Corte, perché la Corte ha presente quali sono gli atti e la lettura degli atti sotto questo profilo è tranchant. L'unico discorso che viene fatto dopo l'SMS, che semanticamente vuol dire quelle certe cose, ma che cripticamente viene interpretato solo per l'ora, e che l'ora viene intesa come il prezzo sul quale si discute. 7, 9, 11, 20, si discute solo sull'ora, e l'ora è intesa come prezzo. Allora, se si discute solo sull'ora, vuol dire che quel messaggio si discute, sono le persone che discutono solo sull'ora. Anche colui il quale ha mandato il messaggio discute solo sull'ora, non discute sul giorno, che è lunedì, non discute sul presidente, non discute su nient'altro. Non chiede conferme, si discute solo ed esclusivamente negli allegati 28, 29, 30, 31, quelli successivi all'SMS, l'unica cosa che conta è che il 7 e il 9 sono presi come punto di riferimento per arrivare. L'unica telefonata dove è più chiara, perché gli scappa a uno dei due il discorso che non è l'ora, è quella dell'allegato 34, quando Ercole Di Nicola parla con Pesce e gli dice, invece martedì poi alle 9 ci vediamo, va bene, era lunedì poi alle 9, nessuno dice martedì, non c'entra niente il giorno, perché non interessa, per arrivare a 9, alle 9, capito? E allora, se è questo il senso, noi dobbiamo, prima di interpretare semanticamente questo risultato, dobbiamo evidentemente vedere se il senso criptico corrisponde al dato semantico. Ma nell'ipotesi in cui, come in questo caso, noi possiamo dire che di quella domanda che è stata fatta nell'SMS, l'unica cosa che è interessata è il dato dell'ora inteso come discussione su un numero, tutto il resto è contorno, e semanticamente non si può più utilizzare, perché va interpretata o cripticamente o semanticamente. Allora, se la interpretiamo semanticamente, non ha nessun senso quello che si dice dopo, perché alla domanda rispetto all'ora e al giorno non c'è una risposta. Non c'è una risposta. E allora, se dobbiamo utilizzare il criterio pragmatico, quello che cerca cioè di andare al di là delle parole, come loro stessi individuano, con quei capito che sono all'interno delle varie intercettazioni telefoniche, allora noi dobbiamo dare o provare a dare un significato, ma il più sicuro possibile. Non un significato vago ed incerto, è l'unico significato che è possibile dare, è quello riferito all'ora, che è intesa probabilmente
come numero. Punto. Tutto il resto, quando i nostri interlocutori del Gubbio scrivono nella loro memoria, ma ci sono molti riferimenti a lui, a lei, eccetera, ma è ovvio che se io parto con un messaggio semantico che per dare un appuntamento e per consentire il linguaggio criptico mette dentro altre persone, è chiaro che poi qualche riferimento a quel lui o a quel lei lo trovo, ma è sempre un riferimento che è dettato da una risposta ad una lettura semantica che è necessitata dall'incipit del discorso. E allora io evidentemente provo a rispondere, dicendo che i lui e i lei che sono all'interno sono necessitati dal contorno di quell'SMS iniziale, che però è un contorno che non ha nulla a che vedere, se l'interpretazione logica è quella che abbiamo dato e che io credo sia corretta, non ha nulla a che vedere con un intervento della persona che viene lì indicata all'interno di quel messaggio. E allora io credo che si debba dire che la sentenza si accorge di questo problema serio che c'è all'interno della, diciamo, di tutta quella che è la tematica relativa alla responsabilità diretta. Perché si accorge? Perché quando arriva a parlare della responsabilità diretta, e quindi del presidente delle Piane, lo ritiene provato sulla base del contenuto del messaggio. E presidente, che cosa fa il tribunale di primo grado? Cosa fa? Taglia il messaggio per arrivare a condannare lui, e quindi a condannare il Savona. Non lo riporta più tutto, perché sa che se lo riporta tutto c'è qualche cosa che non torna. E allora usa il criterio semantico e dice: ho sentito il presidente, mi ha confermato la sua disponibilità, e basta questo a quella sentenza. Guardate che basta questo. È stata ritenuta la responsabilità di un presidente ed è stata relegata ad una categoria inferiore a una società sulla base di quello che la Cassazione e voi stessi avete detto mille volte: non si può prendere un pezzo e leggerlo separato dal discorso. Perché il messaggio non era quello, il messaggio era un altro, se lo intendi cripticamente. Se lo intendi semanticamente non vale niente, perché allora sono tutti cretini, perché hanno parlato d'altro. E allora, siccome non è vero che sono tutti cretini, perché sanno quando parlano, perché quando parlano di appuntamenti mica dicono capito, Se voi andate nelle intercettazioni che vanno da 16 a 22, dove ci si mette d'accordo su dove andare, non c'è una volta capito. Capito c'è dopo. Allora, se capito c'è dopo, vuol dire che evidentemente bisogna interpretare in un certo modo. Se bisogna interpretare in un certo modo, io non posso come tribunale, come giudice, scrivere e condannare come se fosse vero: ho sentito il presidente e mi ha confermato la disponibilità, perché faccio un'operazione non consentita. E la sentenza si accorge di questo. Si accorge di questo. E che cosa fa? Dice, evidentemente ritiene, che quello che c'è scritto all'interno delle telefonate non sia prova, ma sia semplicemente un indizio. Io dico che non è nulla, non è neppure un indizio, e si aggancia ovviamente a che cosa? Ad un elemento che chiama elemento di riscontro. E qui la seconda gravissima omissione, io non ho mai visto, giuro, noi piemontesi soffriamo moltissimo il caldo, faceva molto caldo in quei giorni, ma io non ho mai visto una sentenza del nostro tribunale che non si sia interrogata per un momento su tutte le tematiche in ordine alla credibilità, all'affidabilità, a che cosa è andato a dire quel signore rispetto a questa situazione. Il CORD è stato preso come riscontro così. Sono passate inosservate le dichiarazioni che lui ha fatto ai giornali. Ha fatto una dichiarazione ai giornali nel settembre, quando è scoppiata quella vicenda tra presidente e CORD, dicendo: al delle Piane gli interessa soltanto costruire. Lo ha denunciato immediatamente, avete la sentenza. Sapete come si è comportato durante il processo. Ma io credo che poche volte nella mia vita mi sia capitato di trovare
un atteggiamento così, così pesantemente contrario agli interessi della persona che ho qui di fianco a me e del Savona in generale, per non meritare almeno una parola sulla affidabilità, sull'attendibilità, sui rapporti pregressi. Nulla, per non dire ovviamente del fatto che la dichiarazione nasce in un momento in cui questo signore negava recisamente davanti all'autorità giudiziaria sportiva di essere responsabile di quel certo fatto, perché se loro vanno a vedere il primo interrogatorio, queste non sono dichiarazioni eteroaccusatorie, sono dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, perché a fronte di intercettazioni telefoniche contestate, il Corda dirà che lui non ha fatto nulla rispetto a questa situazione, quando invece le telefonate sono nel senso che lui era Savona, che ha provato a contattare, quando l'altro gli dice guarda che dobbiamo parlare, guarda che dammi la risposta, lui gli dice e gli dirà dobbiamo parlare a voce, non gli dice mica io non faccio niente. Però quando viene davanti ai procuratori federali dirà no, io non, mi hanno fatto questa proposta ma io non mi sono interessato, tant'è che il procuratore federale gli contesta le telefonate. E lui di fronte alle contestazioni delle telefonate continua a negare. E allora qui non è uno che si autoaccusa, è uno che 5 giorni dopo, dopo che ha negato la propria responsabilità, accusato delle piane, nell'istanza di patteggiamento, si fa bello dicendo che ha accusato 3 persone, Barghigiani, Di Nicola e Di Giuseppe, e poi delle piane. 4 persone. E con queste 4 persone chiede di patteggiare, ai sensi di una certa norma del codice. Allora, non dire una parola su questo, io credo che non vada bene. Perché non possiamo neanche passare all'elemento successivo, che è l'elemento della valutazione delle dichiarazioni. Perché non superiamo il passaggio dell'attendibilità soggettiva del soggetto che fa queste dichiarazioni. Se poi anche dovessimo passare, è una dichiarazione indiretta che non è neppure confermata. Su un fatto che è assolutamente avulso da qualunque contesto, perché il fatto che abbia preso dei soldi è un fatto di cui nessuno in questo processo ha mai parlato. Ma la sentenza, dopo aver tagliato l'SMS iniziale, quindi limitandosi, ho sentito il Presidente, dopo aver non fatto nessuna valutazione sull'elemento di riscontro e sulla attendibilità e sulla possibilità di prendere in considerazione l'elemento di riscontro, che da solo non varrebbe nulla, ma che non vale nulla neanche se lo prendi come elemento di riscontro, perché anche se lo prendi come elemento di riscontro, prima lo devi valutare sul piano dell'attendibilità probatoria, fa un bel complimento al difensore delle piane dicendo è stata abile la difesa delle piane, che ha detto che in effetti, insomma, tutto sommato, il Savona delle piane non si capisce come, non è pensabile che delle piane abbia rischiato di provocare la retrocessione della propria squadra a fronte del percepimento di una modesta somma di denaro. Era un argomento, non sarà l'argomento vincente, non sarà perché non sono argomenti vincenti, ma era un argomento logico importante. Dice, ma insomma, 3.000, 5.000, 7.000, ma fossero anche 10.000 euro. Per un presidente così, per la sua società, ma è una cosa impensabile. Risposta. Brava la difesa che diceva, a prescindere dal prezzo, perché non si capisce se sono 30, come dice la procura, o 70 o 90, sentite presidente, la responsabilità delle piane trova conferma nelle affermazioni del Barghigiani riguardo alla disponibilità del presidente, cioè sempre quella frase lassù. La disponibilità del Barghigiani rispetto al presidente è sempre ho sentito il presidente mi ha confermato, è circolare, è meramente apparente la motivazione, è un richiamo di nuovo a quel pezzo di SMS che messo così non ha nessun senso. E poi aggiunge 2 argomenti logici che provano l'esatto contrario. Il primo dice, siccome Barghigiani non era uno della società, avrebbe dovuto parlare con il presidente, vero? E difatti non c'è nulla, non c'è
nulla in atti che porti un colloquio tra il Barghigiani, diranno i nostri interlocutori, non è stato intercettato Barghigiani, d'accordo, ma dovrebbe esserci all'interno del processo quantomeno il riferimento. E ripeto, il riferimento sarebbe comunque spurio, perché quei lui e quei lei stanno all'interno di quel messaggio criptato che si deve leggere in un certo modo e che quindi non sono quella prova certa e sicura che uno vorrebbe da questo tipo di atteggiamento ricavare. E soprattutto, l'altro argomento, che è veramente un argomento che in Cassazione passerebbe di sicuro, perché dice, si può anche aggiungere che malgrado la diversa opinione della difesa, l'SMS del Barghigiani, visto nel contesto dei fittissimi contatti telefonici intervenuti tra il predetto e il Di Nicola, con riferimento alla gara in programma pochi giorni, non può che riferirsi al Presidente. Visto tra i fittissimi contatti, non può che riferirsi. Solo quello, ma ce ne fossero degli altri, io potrei capire. Ma c'è solo quello, non c'è altro. Allora, io credo che questa sentenza sia una sentenza, io sono certo di una cosa, che qualunque cosa la Corte farà, cambierà la motivazione. Di questo ne sono sicuro. Io mi auguro che la cambi con i criteri nostri, che sono, credo, corretti. Che sono, credo, corretti. Ma questa motivazione grida vendetta. Per la superficialità con la quale è stata redatta, senza un vaglio critico delle telefonate, senza un argomento logico a supporto dell'interpretazione delle telefonate, accostando le telefonate semantiche a telefonate intese invece in modo pragmatico. E rispetto a quella che è la logica e il contesto. Due argomenti che sono illogici, una non risposta sull'argomento, ma come fa uno così a vendersi una partita per poche lire, non risposta, e l'utilizzo del riscontro senza avere speso una parola per dire chi è Ninni Corda, in una situazione dove le carte cantano e sono carte non di processo che arriva da dove, sono nostre carte. Io non ho apprezzato, anche se capisco, il fatto che abbiamo dovuto fare questo processo con degli omissi, perché noi avremmo capito sicuramente di più e avremmo avuto più argomenti se avessimo avuto le parti non omissate, che spero voi non abbiate, perché noi non le abbiamo. Perché è chiaro che fare un processo con delle parti omissate è sempre il tentare delle soluzioni che non sono probabilmente del tutto corrette, ma questo è. Così come non sono assolutamente d'accordo, e chiudo, rispetto a quello che ha detto il rappresentante del Gubbio, dicendo sostanzialmente che Gubbio avrebbe avuto un grossissimo danno da questi tipi di comportamenti riferiti alla responsabilità eventualmente oggettiva. Se c'è uno che non ha avuto danno da questo processo è il Gubbio. Perché perdendo il Savona il Gubbio stava meglio, tant'è che ha fatto il play-out in una posizione migliore. E non è vero che noi non potevamo salvarci vincendo le due gare, perché avevamo un fracasso di squadre tra i 40, i 39 e i 38 punti. Se avessimo fatto i 6 punti andavamo via diretti. Quindi non è vero che non c'era la possibilità, è improbabile, è certo, è tutto nel calcio per fortuna. Non ci sono ancora certezze, è l'unica cosa bella, spero che non arrivi mai la Nubiola, perché se no ci tolgono tutte le discussioni sulle incapacità arbitrali, poi noi italiani siamo capaci a fare le grandi dietrologie, ci divertiamo un sacco dal lunedì al venerdì, anzi in quei pochi giorni che rimangono tra una partita e l'altra. Spero non ce la tolgano mai, perché la certezza non è di questo mondo, però la certezza deve essere di questa sentenza, perché per mandare una società in una categoria inferiore ed una città in una categoria inferiore, bisogna avere, credo, se la responsabilità è diretta, una prova che deve essere certa e sicura, cosa che in questo processo non è, per le ragioni che credo di avervi esplicitato e che voglio ancora, ecco l'ultima cosa che voglio dirvi è quel padrone del ristorante, ecco perché sul padrone del ristorante in qualche modo c'è stata qualche battuta. Il padrone del ristorante non può essere il presidente per la decisiva ragione che lo scrivono i nostri contraddittori nella pagina 35 del loro atto. Perché quando si mettono d'accordo sull'avere delle garanzie o meno, uno dei due dice all'altro, guarda,
il padrone del ristorante deve chiederglielo di persona come apparecchia il tavolo o come farà le cose. È una cosa certa sulla quale tutti sono d'accordo. Lui a quell'incontro non c'è andato, non c'è andato il presidente del Teramo, ma lui sicuramente non c'è andato. Lui sicuramente non c'è andato. E allora il padrone del ristorante, che deve spiegare come può essere chiunque, l'unica cosa che è certa è che non è lui, perché deve essere uno che è presente a quell'incontro. Se non c'è la persona presente a quell'incontro, evidentemente la situazione. Io credo di potervi rassegnare con una certa tranquillità la posizione del Savona per quel che riguarda la responsabilità diretta, che è l'unica che ci interessa davvero. Non è che scarichiamo le altre posizioni, come diciamo, noi rispettiamo tutte le altre posizioni e tutte le altre difese, ma dovete darmi atto che siccome non c'è una graduazione nella diretta e non c'è nessuna possibilità di avere una graduazione, non posso citare le sentenze Camilli, le sentenze che abbiamo citato nei nostri atti sulla diretta. Sulla diretta o vinco o perdo. O lui è responsabile e non ci salviamo, o lui non c'entra e il Savona è salvo. Questa è la causa, per quello che mi riguarda, per come la leggo io. E io credo che essendo lui privo di qualunque addebito colposo o doloso, ma di colpa, di prova all'interno di questo processo, io credo che anche il Savona debba essere da questo punto di vista prosciolto e quindi eventualmente in subordine con quelle sanzioni che la Corte riterrà di irrogare per le altre situazioni, ma non certo quella per responsabilità diretta, che sarebbe un prezzo troppo alto da pagare per il Savona Calcio.